Saren nasconde qualcosa. Mi conceda più tempo. Li faccia aspettare ancora. Temporeggiare con il consiglio? Non dire assurdità. La tua indagine è finita, Garrus. Comandante Shepard, sono Garrus Vakarian. Ero a capo dell'indagine su Saren per conto dell'SSC. Sembra davvero intenzionato a mettergli le mani addosso. Non mi fido di lui. È una cosa che sento a pelle, come dite voi umani. Ma Saren è uno spettro. Tutto ciò che tocca diventa segreto. Non riesco a trovare delle prove per incastrarlo. Credo che il Consiglio sia pronto ad accoglierci, comandante. Buona fortuna, Shepard. Spero che ti ascolteranno. Scommetto che queste scale non sono solo per bellezza. In caso di attacco, sarebbero delle ottime postazioni difensive. Fossi in te, non farei aspettare il consiglio. Non dire sciocchezze. Passeranno anni prima che i Volus possano entrare nel consiglio. Non ne sono così sicuro. Gli umani stanno spingendo molto per entrarci. L'udienza è già iniziata. Muoviti! L'attacco dei Geth desta notevoli preoccupazioni, ma nulla sembra indicare un possibile coinvolgimento di Saren. L'indagine del servizio di sicurezza non ha trovato alcuna prova a sostegno della sua accusa di tradimento. Prove? Un testimone oculare l'ha visto uccidere Nilus a sangue freddo. Abbiamo letto i rapporti su Eden Prime, ambasciatore. La testimonianza di un portuale in stato di shock non è il massimo dell'attendibilità. Respingo tutte queste accuse. Nilus era uno spettro come me e un buon amico. Quindi per te è stato più facile coglierlo di sorpresa. Capitano Anderson, quando gli umani mi accusano ingiustamente, tu c'entri sempre qualcosa. E quello deve essere il suo protetto, il comandante Shepard, colui che ha distrutto la sonda. La missione su Eden Prime era top secret. Se sapevi dell'esistenza della sonda, allora eri lì per forza. Dopo il decesso di Nilus, i suoi dossier sono stati trasferiti a me. Ho letto il rapporto su Eden Prime, davvero deludente. D'altronde, dagli umani non si può pretendere granché. Saren odia gli umani. Ecco perché ha attaccato Eden Prime. La tua specie deve imparare a stare al proprio posto, Shepard. Non siete pronti a entrare nel consiglio, né tantomeno a unirvi agli spettri. Non hai il diritto di fare queste affermazioni. La decisione non spetta a lui. La missione di Shepard tra gli spettri non è all'ordine del giorno. Questa udienza è inutile. Gli umani le stanno facendo perdere tempo, consigliere. E anche a me. Saren sta sfruttando il suo status di spettro per farla franca. Dovete aprire gli occhi. A noi servono solo delle prove, e finora non ne abbiamo viste. Ci sarebbe un'altra questione importante da discutere. La visione del comandante Shepard. Forse è stata quella sonda a provocarla. E da quando i sogni vengono accettati come prove? Come posso sostenere la mia innocenza contro una simile testimonianza? Concordo. Il nostro giudizio deve basarsi su prove e fatti concreti, non su avventate speculazioni e ipotesi fantasiose. Ha qualcos'altro da aggiungere, comandante Shepard? Avete già preso una decisione. Risparmierò il fiato. Il Consiglio non ha trovato alcuna prova che dimostri un legame tra Saren e Iget. Ambasciatore, la sua richiesta di espellerlo dagli spettri viene formalmente respinta. Giustizia è stata fatta. L'udienza è tolta. Portarla all'udienza è stato un grosso errore, capitano. Tra lei e Saren non è mai corso buon sangue. Ciò ha indotto il Consiglio a mettere in discussione le nostre ragioni. Conosco Saren. Sta collaborando con i Geth per un solo motivo. Sterminare l'intera specie umana.
Tutte le nostre colonie sono a rischio. Ogni mondo che controlliamo è in pericolo. Neanche la Terra è al sicuro. Mi parli della sua esperienza con Saren. Molto tempo fa abbiamo affrontato una missione insieme. Ma le cose andarono male. Molto male. Non mi sembra il luogo adatto per parlarne. Ma ti assicuro che lo conosco bene. Deve essere assolutamente fermato. Qual è la nostra prossima mossa? Essendo uno spettro, Saren è praticamente intoccabile. Dobbiamo trovare un modo per incastrarlo. E Garrus, quell'agente dell'SSC? L'abbiamo visto discutere animatamente con l'esecutore. È vero. Gli stava chiedendo più tempo per completare l'indagine. Sembra un passo dallo scoprire qualcosa su Saren. Hai idea di dove potremmo trovarlo? Ho un contatto all'SSC che può aiutarci a rintracciare Garrus. Si chiama Arkin. No, Arkin è stato sospeso il mese scorso. Ha bevuto in servizio. Non perderò tempo con quello squilibrato. Infatti non dovrà farlo. Non voglio che il Consiglio usi i suoi trascorsi con Saren come scusa per ignorare le nostre richieste. Se ne occuperà Shepard. Non può tagliare fuori il Capitano Anderson da questa indagine. L'ambasciatore ha ragione. Devo farmi da parte. Ora avrei delle faccende da sbrigare, Capitano. Ci vediamo più tardi nel mio ufficio. Arkin si starà sbronzando all'antro di Cora. È un piccolo lurido locale nella sezione inferiore degli agglomerati. Forse c'è un altro modo per trovare delle prove contro Saren. Dovresti andare a parlare con Barlavon, nel quartiere finanziario. Pare che sia un agente dell'ombra. L'ombra? Un trafficante di informazioni. Compra segreti e li rivende al migliore offerente. Ho sentito che Barlavon è uno dei suoi uomini migliori. Potrebbe sapere qualcosa su Saren, ma l'informazione ti costerà parecchio. Lei ha dei trascorsi con Saren. Mi racconti tutto. Circa 20 anni fa presi parte a una missione sul confine di Skellion. Dovevo collaborare con Saren per trovare e rimuovere una minaccia terrorista. Saren eliminò il suo bersaglio, ma morirono anche molte altre persone. Persone innocenti. E nei rapporti ufficiali, la cosa venne messa a tacere. Io però ho visto come agisce. Nessun freno morale, nessuna esitazione. Ha ucciso 1000 civili innocenti pur di fermare una guerra, senza pensarci un istante. Massacrare innocenti non mette fine alle guerre, le provoca. Esatto. So come funziona il mondo, comandante. A volte si è costretti a prendere decisioni spiacevoli. Ma solo se non ci sono altre soluzioni. Saren non considera mai le alternative. È corrotto, perverso. Adora la violenza, adora uccidere. E sa come coprire le sue malefatte. Dimmi qualcosa sull'ombra. Si tratta di un male necessario della politica galattica. Acquistare e vendere informazioni fa parte del gioco. E l'ombra è semplicemente il giocatore migliore in assoluto. Vende sempre al miglior offerente. Non ha alcun coinvolgimento in politica, non si schiera mai. È un sistema semplice, ma funziona. Non è una minaccia per qualcuno, non direttamente almeno. È solo una risorsa che possiamo usare. Non sappiamo altro. Potrebbe persino essere una donna. O un gruppo di individui. Pare che il nostro ambasciatore non vada d'accordo con il Consiglio. È semplicemente frustrato. Il Consiglio continua a dire che dobbiamo fare parte della comunità galattica, ma quello che hanno in mente è un rapporto a senso unico. Vogliono che ci espandiamo, in modo da stabilizzare regioni come il confine di Skellion e la fascia di Attica. Ma quando finiamo nei guai, non ci vogliono aiutare. Tutti sanno che è solo questione di tempo prima che riceviamo un seggio in consiglio. L'ambasciatore pensa che dovrebbe accadere il prima possibile e io sono d'accordo. Forse ci lascerebbero entrare nel consiglio, se fossimo più disposti a cooperare con le altre specie. Certo che sì. Se facessimo tutto quello che desiderano, sarebbero ben felici di averci nel consiglio, ma non sarebbe per nulla vantaggioso per noi. Capisco la loro posizione. Non vogliono che finiamo per dominare il consiglio. È basato su cooperazione e alleanze. Ma noi dobbiamo pensare anche ai nostri interessi. Non ha una buona opinione di Arkin.
Quel tizio è entrato nell'SSC circa 20 anni fa. Da allora è stato una vergogna per la nostra specie. Maltrattamento di sospetti in custodia, accuse di corruzione, uso di alcol e droghe. L'ambasciata è sempre intervenuta quando finiva nei guai, ma immagino che ora sia stato passato il segno. Quello è solo un rifiuto. Avrebbero dovuto cacciarlo parecchio tempo fa. È stato uno dei primi ufficiali umani dell'SSC. Il suo congedo avrebbe dato una pessima impressione. Per non farlo cacciare, nel corso degli anni sono stati necessari diversi accordi sottobanco. A volte la politica è un gioco davvero sporco. Adesso però sembra che il suo tempo sia scaduto. Abbiamo umani a sufficienza nell'SSC per smettere di proteggerlo. Voglio saperne di più sugli spettri. Non sono una normale agenzia governativa. Solitamente lavorano da soli dietro le quinte, occupandosi dei problemi che il Consiglio non può risolvere. Non è facile mantenere la pace nella galassia. Il Consiglio predilige i mezzi della diplomazia e della trattativa, ma a volte sono necessarie misure più radicali. Come decidono chi deve diventare uno spettro? Non si può presentare semplicemente una domanda. Non esistono programmi di addestramento. Non si diventa uno spettro, lo si nasce. Il Consiglio è alla costante ricerca di individui eccezionali. Persone che possano portare a termine le loro missioni, come te. Probabilmente ti osservano da anni. Vedono qualcosa in te e ti vogliono dalla loro parte. Nihilus doveva fornirgli un'ultima valutazione, ma dopo la sua scomparsa è stato tutto sospeso. Com'è strutturata la gerarchia di comando? Non esiste alcuna gerarchia di comando. Ogni spettro risponde direttamente al Consiglio. A volte ricevono missioni definite, altre volte operano in piena autonomia. Solitamente oltrepassano i confini della legge, facendo tutto il necessario per raggiungere l'obiettivo. Il Consiglio fa finta di non vedere. Gli spettri sono molto potenti, Shepard. Mi sembrano degli agenti sotto copertura. Ogni cosa che li riguarda è coperta da segreto. Non sappiamo neppure quanti ve ne siano, anche se l'ultima stima dell'Alleanza ritiene che siano meno di 100. Il Consiglio non potrebbe operare senza di loro. Sono gli agenti scelti della Cittadella, l'ultima linea di difesa. L'ultima opzione prima della guerra aperta. L'intera galassia li rispetta e li teme. Se uno spettro fa la sua comparsa, sta per accadere qualcosa di grosso. Parlami di Barlavon. È specializzato nel trasferire grosse somme di denaro senza lasciare tracce. Un genio della finanza. Non fa nulla di illegale, ma sa come aggirare qualsiasi norma. L'elenco dei suoi clienti è impressionante. Ambasciatori, diplomatici, spettri. È per questo che l'ombra si serve di lui. Devo andare. Buona fortuna, Shepard. Se hai bisogno d'altro, puoi trovarmi nell'ufficio dell'ambasciatore.